Buongiorno, sono da poco tornato a casa, da poco, un'ora fa. E niente, questo è il primo video che faccio dopo la mia convalescenza in ospedale. Sono un po' di giorni assente, poi spiegherò in un altro video il perché sono stato assente, perché ci sono un po' molte cose da dire, però questo non è il video che riguarda questo. Questo video riguarda San Valentino, la festa dei cornuti. Già partirei male se farei così, perché giustamente dice, ma cosa dice quest'uomo? Purtroppo si dice, no, questa mattina è una festa di cornuti. Ma chi lo dice, ragazzi? Chi lo dice? La maggior parte? È tutta gente che sta rosicando come i pazzi per non festeggiare San Valentino. Gente che non si ricaga nessuno. Arrivano San Valentino alla festa dei cornuti. E tu sotto vorresti festeggiare la San Valentino se potessi avere occasione. Specie se sei un incel come me. Perché giustamente San Valentino. Allora, non è una festa propriamente forzata, di essere forzata, anche per me è una festa commerciale. Però sotto lui rosica, perché vorrei anch'io, sinceramente vedo le coppie felici, perché vorrei pure io che ho amore da dare alle persone, anche con i miei sbagli e i difetti. Però ovviamente rosico perché pure io non ho la compagna adatta per fare questo, non ho nessuno, anzi. Giustamente mi dà un po' fastidio, non sarò falso a dire non me ne frega niente, non ne vedo niente perché. A parte io l'unica volta che ho festeggiato San Valentino è stato un disastro. La prima e unica volta che ho festeggiato San Valentino è stato un disastro completo. Con la mia ex ragazza nel 2017. In pratica, andavamo a mangiare il sushi, ma già comunque c'erano delle avvisaglie qualcosa, perché per assolutamente il sushi non è che tu litighi per il sushi. Che uno c'ha la preferenza per la pizza, invece ne ha battuto un paio di battute, specialmente, ma che amma fa questo sushi? E amma a mangiare la pizza. O non l'avessi mai detto. Si è presa coda da quella ex puttana di merda, se la devo chiamare. È vero che è stata l'unica ragazza che ha fatti i fatti come in vita mia, che io sempre ho dovuto prendere l'autobus, il treno, la macchina. Invece questa andava da me volontariamente, diciamo, non ovviamente volontariamente, giustamente, essendo la mia ragazza, a sua dall'epoca. Niente, andavo a mangiare sto sushi e questa mi fece la faccia storta tutta la giornata. Io feci un San Valentino di merda, poi dice essa soffrì. E non ho sofferto, porca puttana. Perché cosa? Per un paio di battute. Giustamente, giusto, guardate, è inutile che adesso vi apro vecchie ferite, altrimenti dovrei solo prendere un bastone e andare a punirgli di dovere. Però non fa niente. È andata così, è andata. Amico, ogni tanto, per rimprovero, ma tu devi te la stretta la tua ex ragazza. Se per questo tu non mi hai stretto anche la mia ex amica Valeria, se per questo. E non sono stretto né quella né quell'altro. E sempre in pessimi rapporti per la fine con le persone, roba. Ma adesso, quando contattassi la mia ex ragazza, mi bloccherebbe. E se contattessi Valeria qualche parte mi bloccherebbe, quindi è inutile. Niente ragazzi, a noi San Valentino, ripeto, una festa è buona solo per chi è innamorato realmente. Per chi è innamorato realmente è una festa buona perché si ricorda l'amore, come Natale per le famiglie, Capodanno di Natale per le famiglie e così anche San Valentino per gli innamorati. Quel giorno ti ricordi un po' di più che sei innamorato. Giustamente c'è un gadget ovunque, ristoranti. Negozio vendono tutte le serie di giocattoli, sì, giocattoli, pupazzi, regali per gli innamorati, cioccolatini, i fiorai che vanno come i pazzi, quei fiori, oggi vanno guadagni capala. Quindi, tutto sommato, è buono anche per loro San Valentino. E mi auguri San Valentino dai single, ai single come me che sono veramente innamorati della vita, agli incel che per problemi loro, che non volontariamente sono single perché nessuno se li caga come me. Il mio augurio va a loro, il mio augurio di San Valentino, sinceramente parlando. Perché è brutto quando sei solo, nessuno ti si fila, vorresti dare tanto amore in tutti i sensi e nessuno ti però si piglia. Giustamente lo so per sfortuna, perché non trovi la persona giusta. Quindi il mio augurio di San Valentino va a questa single che hanno bisogno, cioè hanno bisogno di amore, di dare amore, però non possono né darlo né riceverlo. Per una serie di motivi ovviamente. Detto questo. Per i veri innamorati, spero che sia una giornata buona, sarà sicuramente una giornata buona, spero non litigate come me al mio stesso tempo a San Valentino. L'amore dovrebbe esserci tutti i giorni per le vere coppie, per le vere persone, per l'amore che richiede amore come me, che comunque nonostante tutto è sempre d'amore, perché sono un poeta. Poeta, questa parola grossa, però faccio poesia. Ogni tanto mi diletto a scrivere qualche bella dritta. E niente ragazzi. Non dico che sono tornato più in forma di prima perché sono stato dei giorni male, però
da questo video voglio far capire a mio stesso San Valentino. Ma sarei uno dei classici a dire cornuti di qua, cornuti di là. Ci stanno le percentuali di cornuti sicuramente, perché molti hanno l'amante a casa, l'amante sarà costretta a non cagarli perché giustamente rischia di far saltare in aria la relazione. E giustamente, forza di cose, oggi gli amanti dovranno stare muti, domani torneranno a fare le schifezze di sempre. Però che dico agli amanti, no? Che cazzo di vita avete che oggi non dovete contattare i vostri rispettivi amanti perché loro hanno a fare con il loro partner? Mentre giustamente voi siete lì, l'amore mio mi manca. Ma fatti una vita, fatti una vita. Oppure decidi, o lasci questo per metterti con me. Fa schifo perché giustamente intromettersi in una relazione quando già sai, sono già fidanzati, sposati, fa schifo. Però può capitare. Quindi una su due cose, tu lasci la partner e ti metti con l'amante. A questo punto, se tu ami veramente una persona, non ti metti con una terza persona. Oppure ti lasci questa persona e ti fai la tua vita. È brutto tenere due scarpe, insomma, io ne riesco manco a trovare una, figurati se devo trovare l'amante. Non è da me, tra l'altro, anche se potessi non è da me. Che non ce la farei, sinceramente, non ce la farei proprio psicologicamente a sostenere un peso così tanto, anche a tradire la persona. Ma io sono fatto così, ho dei valori antichi pure io. Evidentemente non sono cresciuto con certi valori. Sta di fatto che io sinceramente non ci riuscirei. Detto questo, il mio augurio per San Valentino, per le persone single come me, che hanno bisogno di amore, di ricevere amore, di dare amore, però purtroppo tante cose non posso. Un bacio, buona giornata, da Giovanni Credi.